che è una grande opportunità per l'intera regione. E qual è il problema? Che ci sono delle questioni sulle quali bisogna intervenire. Noi eravamo allarmati, allertati da alcune vicende, se qualcuno di voi avrà la voglia di leggere la relazione del 2016 del Procuratore Nazionale Antimafia, il rapporto Mafia Lazio che è stato redatto dalla Regione Lazio e dall'Associazione Libera, leggerà che ci sono una serie di segnali di attenzioni necessarie all'interno di questo centro agroalimentare che è enorme, poi lo diranno insomma chi interverrà dopo di me. Ci sono una serie di segnali di attenzione di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. La Procura di Tivoli non si occupa della criminalità organizzata perché di questo si occupa la Procura di Roma e il dottor Pignatone, con il quale ovviamente i contatti sono continui. Però la nostra attenzione è massima. Quindi ieri è stata eseguita un'ordinanza cautelare messa dal giudice delle indagini preliminari di Tivoli all'esito delle indagini, vi ho detto, dirette dalla Procura di Tivoli, commissariato di Tivoli e squadra mobile di Roma, nei confronti di 7 persone, 7 egiziani, 5 misure sono state eseguite, vedete qui le immagini, io ho autorizzato e quindi qui a breve il commissario manderà a chi è interessato le foto degli arrestati, perché per ragioni investigative ho ritenuto che dovessero essere diffuse, perché ovviamente non vi possiamo dare tanti dettagli. Il giudice delle indagini preliminari ha emesso questa ordinanza, 5 li abbiamo arrestati, 2 sono latitanti in questo momento, il GIP e il dottor Cisterna, e devo dare atto che è intervenuto, queste sono indagini, i fatti di cui stiamo parlando, per i quali è stata messa la misura, è un tentato omicidio, anzi più tentati omicidi, che poi non sono consumati solo per eventi casuali, di cui vi parlerà il collega. Tentati omicidi molto gravi con dinamiche estremamente cruente di cui vi parlerà sempre il collega. I fatti sono dell'agosto del 2016, quindi oggi siamo a dicembre, quindi la procura interviene velocemente grazie alle forze dell'ordine, il giudice delle indagini preliminari è molto veloce. A me interessa non tanto dirvi quello che dice la procura, perché a me interessa ciò che dicono i giudici, perché i PM fanno le indagini e i giudici decidono. E il giudice delle indagini preliminari di Tivoli nell'ordinanza scrive questo, vi leggerò una frase, poi non ve ne posso dare il testo per ragioni varie. Il centro agroalimentare di Guidonia è al centro da anni di furiosi scontri e risse tra gruppi etnici per il controllo del mercato e per il controllo del lavoro del personale, in massima parte extracomunitario. In questo scenario, notorio per l'ufficio, il GIP, chiamato in svariate occasioni ad occuparsi di queste vicende, il 23 e il 28 agosto 2016 si collocano i 2 episodi che il PM ha contestato nell'imputazione e sono i fatti di cui vi parlerà il collega. Conclude il giudice delle indagini preliminari raccogliendo la tesi della procura, queste 2 spedizioni punitive, perché parliamo di 2 spedizioni punitive, queste spedizioni punitive si inquadrano in un'escalation di azioni criminali ideate ed attuate da Scott Sciro, che è indicato lì, e da un gruppo di suoi connazionali per rafforzare l'autorità e la capacità di intimidazione funzionale alla posizione già acquisita di acquirente privilegiato di prodotti ortofrutticoli all'interno del campo, eccetera, eccetera. Quindi emerge, conclude il GIP, si tratta di un ulteriore significativo indizio dell'esistenza di un allarmante contesto di diffusa illegalità e di assenza di controlli nei quali il gruppo di Elcott può agire, eccetera, eccetera, non vi dirò altre cose che possono avere interesse solo investigativo. Quindi la procura interviene perché abbiamo un luogo dove dovrebbe operare la legalità, dove in realtà si stanno inserendo dei gruppi criminali che stanno agendo anche in modo cruento attraverso episodi che vi saranno raccontati qui a breve. Ci sono indagini ancora in corso su una serie di episodi, c'è stato anche un omicidio sul quale sono in corso le indagini in questo momento e siamo intervenuti insomma con la misura cautelare, quindi abbiamo interrotto questa attività criminale. Chiaramente massima è l'attenzione della procura rispetto a tutto quello che accade, perché come sapete il nostro obiettivo, grazie a forze dell'ordine qualificate, anche i carabinieri non sono presenti in questo caso, la Guardia di Finanza, ma altre operazioni sono state eseguite in questi giorni, tentiamo di controllare il territorio. Dare la parola al dottor Giussolino che vi può descrivere un po' nel dettaglio l'episodio di cui parliamo.
Sì, come diceva il procuratore, si tratta di due spedizioni punitive che si sono consumate il 23 e il 28 agosto all'interno del CAR. Per dare un'idea, diciamo, del tipo di azione di cui stiamo parlando, forse è il caso che ci concentriamo su queste immagini che sono state estratte dal sistema di registrazione all'interno del CAR, perché le modalità di queste due azioni sono tali da far chiaramente pensare che si tratti di azioni premeditate, organizzate, selezionate e portate a compimento con un numero importante di persone, come vedete, armati di bastoni. Nel caso dell'episodio del 28 agosto, una delle persone aggredite ha riportato gravissime ferite alla testa ed è stato salvato soltanto perché c'è stato il pronto intervento dell'ambulanza e perché naturalmente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso il reparto di neurochirurgia del Policlinico.